Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di tarocchi e in particolare di tarocchi dei gatti. Però prima di entrare nello specifico, volevo un po' raccontarvi come nasce la tradizione degli animali, quindi non solo dei gatti, ma proprio degli animali all'interno delle carte. È una tradizione antichissima che inizia già nel XVIII secolo. Infatti, in quel periodo molti mazzi di tarocchi o mazzi di carte da gioco si sono ispirate agli animali. Però in un primo momento lo scopo era soltanto quello di rendere le carte più artistiche, più fantasiose. Venivano disegnate così per accontentare i collezionisti e non avevano nulla a che fare con la cartomanzia. Però poi nel XX secolo questa disciplina si è diffusa e quindi le carte con gli animali hanno cominciato ad assumere dei significati diversi, si sono arricchiti di simbolismo e sono diventati dei veri e propri mazzi di carte da divinazione. Gli animali sono diventati un modo per creare un linguaggio simbolico attraverso il quale il cartomante potesse leggere vizi e virtù umane. Ad esempio, in una carta con il cane poteva essere associata la virtù della fedeltà. Però il fatto di associare agli animali vizi e virtù umane è storia antica, perché già i babilonesi avevano individuato 12 costellazioni dello zodiaco e avevano associato ad ognuna di esse un animale. Poi anche i greci e gli egizi hanno ripreso la stessa tradizione, ma in generale gli animali sono sempre stati associati ai vizi dell'uomo e alle virtù dell'uomo. Perché anche nelle favole gli animali spesso vengono associati ai vizi e alle virtù dell'uomo. Ad esempio sono famose le favole di Esopo, le favole di Fedro, che hanno comunque degli animali. Poi più avanti, intorno al 1600, Jean La Fontaine crea delle favole che hanno l'animale come protagonista. Quindi lui dà ai vari animali una personalità umana e attraverso delle metafore che siano immediatamente comprensibili, crea una morale specifica per andare a sottolineare delle virtù e dei vizi particolari dell'uomo in determinate situazioni. Quindi questo per dire che gli animali associati alle virtù e ai vizi dell'uomo non è una cosa legata e confinata alla cartomanzia, ma è una cosa che comunque veniva spesso in generale utilizzata da tanti popoli nel corso della storia. Ma torniamo ai mazzi di tarocchi. Il primo mazzo che è legato alla cartomanzia vera e propria e che ha al suo interno degli animali come protagonisti è il mazzo di tarocchi degli animali australiani. In questo mazzo gli animali sono ispirati ai segni zodiacali e il significato divinatorio è associato al carattere di ciascun animale. I mazzi di tarocchi con gli animali che sono considerati più interessanti sono quelli che, oltre ad avere la figura dell'animale sulla carta, si legano a concetti più complessi, come ad esempio tradizioni, religioni, concetti sciamanici, New Age, quindi insomma ci sono veramente un sacco di mazzi di carte e ognuno di questi ha una particolare specificità. Però, come vi dicevo all'inizio del video, io vorrei parlare dei tarocchi dei gatti, perché sono quelli più utilizzati e sono anche quelli col potere simbolico più elevato, proprio perché l'animale del gatto in generale ha un forte potere sia simbolico che esoterico ed è sempre stato associato alla magia, all'esoterismo ed è anche spesso stato associato purtroppo alla stregoneria, quindi non sempre la sua associazione è stata positiva, diciamo così. Ad esempio nel Medioevo era stato associato alla stregoneria e si pensava addirittura che potesse essere l'incarnazione del diavolo, quindi questo aveva dato avvio ad un vero e proprio sterminio dei gatti, quindi diciamo che il gatto non ha sempre avuto momenti fortunati, ci sono stati dei periodi in cui la figura del gatto risultava parecchio oscura. Per fortuna adesso non è più così. Però se andiamo ancora più indietro, invece, ad esempio, gli egizi lo consideravano una divinità, lo consideravano sacro, quindi ha avuto anche dei momenti, diciamo, di massimo splendore. Il gatto comunque in generale, senza dubbio, è un animale molto affascinante, molto enigmatico, è un attento osservatore, si muove con astuzia. Addirittura ci sono persone che sono convinte che il gatto abbia dei poteri magici, che sia comunque una creatura magica, una creatura particolare. In un certo senso può essere anche vero, perché il gatto ha una capacità che riesce ad andare oltre i cinque sensi, è in grado, ad esempio, di percepire delle calamità naturali
naturali prima che arrivino, è in grado di percepire delle presenze immateriali, quindi ha sicuramente qualcosa di particolare, di affascinante e che non si può spiegare con la razionalità. E proprio per questo, per il suo potere evocativo e simbolico, i tarocchi dei gatti sono quelli considerati più affascinanti e comunque sono quelli più utilizzati. Questo perché i gatti sono considerati delle creature misteriose, ma anche i tarocchi sono arcani, sono misteriosi, e quindi questa associazione di due elementi così tanto misteriosi rende i tarocchi dei gatti un matrimonio perfetto per arricchirli di simbolismo e di mistero. Io, come saprete sicuramente se mi seguite, colleziono mazzi di tarocchi, quindi ne ho tantissimi. Però per quello che riguarda i tarocchi dei gatti, in realtà ne ho un mazzo solo, però non vi preoccupate perché voglio rimediare a questa mancanza e ho intenzione nel tempo poi di comprarne altri. Questo che ho io è Tarocchi dei Gatti Mistici. Sono veramente bellissimi come tarocchi, io li ho presi più che altro da collezione, non li utilizzo per le stesure, però mi piacciono molto perché hanno delle figure veramente molto belle. Ve le faccio vedere un po' velocemente perché non voglio fare un video troppo lungo. Però sono veramente, secondo me, delle figure molto evocative. Io vedo tanto simbolismo in queste figure. Mi piace veramente molto a volte guardarli così, anche senza cogliere particolari significati, semplicemente soffermarmi sulle figure e cercare di entrare un pochino dentro a quella che è la simbologia e vedere che cosa mi ispirano, che cosa mi evocano. Quindi a volte io i mazzi di tarocchi li guardo, li osservo anche semplicemente per fare un esercizio intuitivo. Però al di là di questo mazzo, che è quello che comunque io ho acquistato, ce ne sono tanti altri. Adesso volevo fare una breve panoramica. Ovviamente vi lascio anche tutti i link giù in info box, così se vi interessa qualcosa potete accedere direttamente. Un mazzo molto bello, molto affascinante è quello dei tarocchi bohemien, che sono in stile barocco. Hanno degli abiti molto eleganti ed evidenziano il lato bohemien, quindi il lato artistico. Secondo me questi sono veramente bellissimi, soprattutto se lo scopo è collezionare i mazzi di tarocchi. Poi ci sono i tarocchi di Marsiglia con i gatti. Esistono sia in bianco e nero sia a colori e sono semplicemente una reinterpretazione dei tarocchi di Marsiglia classici, però in chiave felina. Poi c'è un mazzo di tarocchi molto particolare che si chiama Taro Gatto. Abbiamo solo gli arcani maggiori e sono dei gatti stilizzati rossi e neri su sfondo bianco e servono soprattutto per sviluppare un tipo di lettura intuitiva. Questi anche secondo me sono carini come mazzo da collezione, li trovo molto particolari, sicuramente diversi da quelli che si vedono di solito. Poi abbiamo i tarocchi dei gatti di Jodorowsky. Jodorowsky è un famoso tarologo che è scrittore, poeta, cineasta, insomma ha fatto anche un sacco di altre cose, ma ha dedicato gran parte della sua vita allo studio dei tarocchi. Il suo approccio è basato sulla tarologia, quindi è più introspettivo, più psicologico, e lui ha associato due mondi misteriosi, gatti e tarocchi, creando appunto i suoi tarocchi dei gatti. Lui diceva che da una parte i tarocchi fanno emergere delle parti profonde di noi, quindi portano alla luce qualcosa di inconscio, e dall'altra parte i gatti evocano curiosità, calma e mistero, quindi i tarocchi dei gatti permettono, secondo Jodorowsky, una lettura molto introspettiva, carica comunque di simbolismo. Se volete approfondire i tarocchi dei gatti di Jodorowsky, vi consiglio il libro che si intitola proprio I tarocchi dei gatti, che vi lascio giù in info box. Poi ci sono tantissimi altri mazzi di tarocchi dei gatti, gatti bianchi, gatti neri ad esempio, però tutti più o meno si basano sullo stesso principio, che è quello di unire due mondi misteriosi, quello di tarocchi e quello dei gatti, per cercare di rendere questa fusione di due mondi misteriosi più efficace nella lettura simbolica, nella lettura introspettiva, per far emergere magari delle parti inconsce. Sono sicuramente molto affascinanti da studiare. Io, come vi dicevo prima, li ho presi più che altro come mazzo da collezione, ho intenzione di comprarne degli altri. Questi qua sono i miei, ve li faccio vedere di nuovo, li avevo presi su AliExpress, però ho visto che si trovano anche su Amazon, probabilmente su Amazon costano un pochino di più, però sono veramente molto belli, hanno delle figure secondo me molto molto affascinanti.
Io, come potete notare, non li uso molto spesso perché la carta, vedete che è nuova, però davvero è un mazzo da collezione nel mio caso. Sono davvero affascinanti. Fatemi sapere nei commenti se avete dei mazzi di tarocchi dei gatti, se in generale vi attirano, vi piacciono. Io, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.